Quante ne sai di corrente elettrica e circuiti? La corrente elettrica è un moto ordinato di cariche. Essa si misura in ampere e l'ampere è definito come la quantità di carica che passa in un condotto in un determinato periodo di tempo. Il verso della corrente elettrica equivale al moto delle cariche positive, che vanno da un punto di potenziale più alto a un punto di potenziale più basso. Sostanzialmente si muovono verso il polo negativo. Infatti la presenza della differenza di potenziale tra il polo positivo e il polo negativo è assolutamente fondamentale, nonché legata alla prima legge di Ohm. La prima legge di Ohm dice che in un conduttore l'intensità di corrente è direttamente proporzionale alla differenza di potenziale applicata ai suoi capi. Questa differenza di potenziale viene prodotta da un generatore di tensione ideale, che è capace di produrre una differenza di potenziale costante nel tempo. Un circuito elettrico è un insieme di conduttori collegati tra loro e connessi ad un generatore, in cui può essere presente anche qualche resistenza. Ci sarebbe ancora davvero troppo da dire, vai sul sito www.promedtest.it nella sezione 7 2023.